Salve amici, bentornati sul canale. È un po' che non vedevate questa location, infatti siamo dall'amico Paolo. Era un po' indaffarato, lui studia, io avevo degli altri impegni, ma ogni tanto ci troviamo per, come sempre, vedere delle chicche, degli orologini interessanti che portiamo sul canale e niente, ne parliamo con lui, una bella chiacchierata come facciamo sempre quando veniamo qui dall'amico Paolo. Adesso giriamo la telecamera e vediamo insieme cosa vediamo oggi. Ciao Paolo! Buongiorno a tutti! Buongiorno da Paolo e Margot! Era un po' ci scusiamo dall'assenza, ma c'è stato un po' di studio, E insomma ero impegnato, ogni tanto qualcosa faccio anch'io. Anche da Margot. Margot era impegnatissima. Un bacino, bimbina! Ciao Margot! Margot è bellina, Guarda com'è bellina! Eccola qui! Bellina. Oggi abbiamo una novità, un orologio bellissimo. Bene. Da farti vedere. Molto bello, da far vedere a me e agli amici. Agli amici. Sai come si chiama? Io lo vedo, posso anche supporre. No, pel di topo, guardate, eccolo qui. Che è il microfono. È il microfono, pel di topo. Eccolo lì, è un topo, mangialo Margot, mangialo. Microfoni moderni, pel di topo, bellissimo. Mi sono rifiutato di metterlo. Come la pasta con questi microfoni. Mi sono rifiutato di metterlo attaccato perché era anti-step. Pel di topo l'abbiamo, abbiamo trovato il compromesso. Pel di topo l'abbiamo appoggiato lì. Speriamo si senta bene, se no tutte le volte va. Ora, a prescindere dal. Ora mi pulisco gli occhiali. Vai. Te che mi racconti di bello? Che hai presentato ultimamente? Ho fatto qualche unboxing e poi ho fatto qualche video. Scusa l'ignoranza, che hai detto che hai fatto? Unboxing? No, perché siete tutti unboxing. Inglese e poi non gli dici che è come gli acronimi, no? Dici che è il PIL. Io l'inglese lo so. PIL, e lo so anch'io che è il PIL, prodotto interno. E che è? Boh, è unboxing? Ma mi ammazza, è migliorato, Studiano anche gli acronimi. Bimbino! No, perché Gans che poi sanno gli acronimi. Vabbè, andiamo avanti. Dai, ti unboxing, io non lo so quel che è, sì, perché sono ignorante. Unboxing. Andiamo avanti. Vabbè, sostanzialmente che hai fatto? Ho aperto delle scatole. Ah. Ecco. Oh, dilla la Lucchese, ho aperto una scatola, ci voleva tanto. No, perché qui tutti inglesi, terminoni, no? Unboxing, va bene. Io ce l'ho con quello stetile che ti ha legato l'ombelico. No, io sono nato in clinica privata, non andiamo sono nato avanti, nella mangiatoia. C'ho un orologio che secondo me è figo. È figo. Oh, almeno punto. Lui. Almeno lui. Ecco, almeno lui. Almeno. No, Margot. Margot è figa, donna. È un Omega Racing Coaxial. Mettilo un po' qui, fammi vedere. Tieni. Dopo vengo di là. Cronografo. Allora, eccolo qua. In tutto il suo splendore. Questo è bello, questo è bel pezzo. Ma poi guarda, sembra un panda. Ma io sinceramente non l'avevo mai visto. Allora, io ho cercato. Allora, intanto se vedi una particolarità, bello. Dopo te lo faccio da fetto. Bello, fondello. Allora, se guardi a ore 9, allora intanto quell'orologio lì c'ha. È un coassiale, va bene. Non mi domandate troppo sul coassiale che c'ho da. A ore 9, se guardi sull'esterno della cassa, c'è un pulsantino. Sì. Quello lì serve per far scattare la data. Cambio data rapido. Perché praticamente il cambio data rapido non l'ha dalla corona, ma l'ha da quel pulsantino lì. Poi ovvio che se te giri. Sì, se giri e fai il giro completo. Poi io un po' mi sono informato. Secondo me in Italia quell'orologio lì non è neanche arrivato. Cioè, io non l'ho visto. Io l'ho guardato, a parte che ha un'altra numerazione. Quello lì era, se non erro, o viene o dall'America o dalla Cina. In Italia c'è stato poco. Ovviamente non era per il mercato, non era per il mercato italiano. No. Però comunque sia. Questo ne fa ancora più, ne fa ancora aumentare. È del 2000 qui, però valore, secondo me quel tipo. E poi è tipo panda, no? Poi. Sì, questo è un. Quanto è? Un 39? No, un 40, 40 mi aspetta che si misura. Sarà un 40. Tipo cassa tipo Reduced. No, un pochino. È un'ideina più. Perché non è un Reduced, che lì bisogna specificare, questo qui non è, questo è uno Speedmaster. È un 40. È un 40. È un 40. È un il Reduced quant'è? Ma più o meno la cassa credo che sia quella. Però Reduced è quello con movimento di Bois de Prats, questo qui invece no. Quindi non è un Reduced, ecco, diciamo. Poi, questo è uno Speedmaster. Però secondo vetro zaffiro. La ghiera ovviamente è fissa. Certo. Poi secondo me
però come panda, no? Vista che va. Ma poi c'è anche il quadrante di contatori tipo carbonio. Sì, è un po' lavorato. Molto racing. Poi a me mi garbava. Un bel cinturino. Sono a me mi garbava, però ormai ho desistito. E il Reduced Omega, che c'è quello rosso, uno ce l'ho rosso, mi garbava col giallo, però avevo paura mi annoiasse tutto giallo sempre addosso. Allora ho trovato questo compromesso che quando l'ho visto, ovviamente c'è dei punti di giallo, però non è tutto giallo. Appunto. Ho fatto altre vittime per finanziare il progetto, perché d'altra parte purtroppo non ho il portafoglio organino, anzi l'organino è già finito. Allora, sai che si fa? Ora vengo di lato, guardiamo meglio, apriamo, vediamo anche il movimento. Va bene? Vai. Eccoci qua. Eccoci qua, ora apro qui. Eccolo qui. Un po' di zoom, ecco. Allora. Aspetta, lo mettiamo così. Eccolo qui, questo è il movimento coassiale. Ah, il calibro è 3330, aspetta che guardo lì. 3330. Poi, bello, eh? Sì. Si vede la lavorazione. La referenza 178 2061 sul fondello. Però in Italia avevano delle referenze diverse, hanno numerato 351. Però lì non ci ho ancora capito nulla. Comunque l'ho cercato a giro un po'. Condizioni storiche, sembra nuovo. Probabilmente sì. È stato anche indossato poco. Sì, sì, molto poco. Tappiamolo, se no dopo dicono che c'entra la polvere. Poi se fai uno zoom. Non si fa anche 75. Bello, veramente un bel pezzo. Fa vedere bene il quadrante. Sì, il quadrante è spettacolo. Eh? Veramente bello. Proprio racing. Ora, questa lancetta qui del contatore, lo potevano fare un pochino più di un altro colore, che non si vede nulla, veramente non si vede. No, non si vede. Questa qui, potevano farla già anche questa. No, perché quella dei secondi. Ho capito, ma non si vede nulla. Veramente, a parte i secondi che te ne frega. Ma si vede, ma se lo tieni lontano, vedi? Bracciale. Racing, vedi, c'è scritto anche Racing. È l'Olina Racing, ce n'era anche diversi. Ci sono anche delle altre configurazioni, ma questa non l'avevo veramente mai vista. Il bracciale, chiaramente, è tutto loggaso. E questo, ragazzi, è un bel pezzo. Diamogli un valore? Aspetta. Diamogli un valore, dai. Ma dai, faccio che te lo volessi comprare ora, quanto mi chiedi? Ma non il prezzo d'amico, il prezzo di mercato, eh? Ma il prezzo di mercato, a parte che non ci sono a giro, però dice che gira intorno ai 3,3, ma io a 3,2, 3,3 non lo darei via perché è perfetto. Il vetro, allora, è perfetto. Se si considera che un Reduced va su 2,4. No, Reduced è ora 2,4, ne so. Quello rosso gira un botto di soldi. Ma quella è la versione Schumacher, è diversa. Io ti dico un Reduced in configurazione classica. Configurazione classica va su 2,3, 2,4, poi dipende dalle condizioni, dal correa, da tutto quanto. Questo qui, che secondo me, io dico la mia umile. Diciamo così, umile pensiero, io credo che proprio perché non è un orologio così usuale che lo trovi facilmente, se uno lo vuole questo video, chiaramente io penso anch'io sia su quella cifra che hai detto, 3,3 almeno 1000 euro in più, uno perché non è un Reduced, uno no, cioè 3,2, 3,3 è il minimo, sì. Io non lo venderei, no, vabbè, ho capito, però ti dico perché poi ritrovarlo così uguale, no, perfetto, trovo, così è tutto. Qui, queste condizioni qui non lo trovi così. Conta anche quello. No, il bracciale conta molto, è nuovo di pacca. Conta molto. Ti guarda, non c'ha un grafico, no, quadrante. Questo è stato portato poco. È veramente un bel pezzo, sì. Devo farti i complimenti per aver cacciato questo orologino. Perché? Poi, per carità, è vero, si guarda il prezzo, ma c'è il Reduced, magari a 2,4 ne trovi uno che fra un po' è nuovo, cioè è uscito di vetrina. Poi c'è tutto un altro movimento. Sì, no, ma a parte quello, però... Quindi finalmente hai abbandonato per un po' al polso i maledetti Cartier Pasha che te sei fissato con. Mi sto disinnamorando. Oh, meno male. Questa no, è mi piace, volta. Mi piace, questa è però... No, e poi ho saputo anche un'altra cosa, che in cantiere te c'è un progettino Dio, su un quello lì, eh? Ho fatto una simata,
Una simata? Ho rovinato l'orologio, ma non me ne frega nulla. Ma lo vogliamo dire, poi lo vedremo quando è pronto, sì. Ma lo vogliamo tanto, facciamo uno spoiler. Avevo comprato un Breitling Chronomat, va bene, col... un po' distrutto, no, distrutto, era solo testa dell'orologio, okay. il movimento era a modo, la cassa era a modo, il cavaliere un po', però l'ho comprato, ho detto poi lo risistemo, e il quadrante che è originale l'ho fatto ristampare, ma l'ho fatto ristampare, indovina con che? Con Topolino dentro. Ancora, dopo aver customizzato quel Rolex che abbiamo visto, ti ricordi che abbiamo fatto anche facciamo vedere se c'è anche prima fatto una foto, va. Di Topolino, abbiamo fatto anche il cronomat Topolino. Facciamo vedere, aspetta, ti faccio vedere la foto. Eh sì, anche quella lì era bellina. Dai, però, ora, poi, guarda, il quadrante originale. Vediamo un po', aspetta. No, attento che sì, è bellino. È bellino, però, particolare, dai. Per me è unico. Ora, prossima settimana è pronto. E allora poi vengo e me sì. Lo fai. Però, insomma, dai. È ganzetto. No, ma è forte. Poi come è appoggiato il Topolino. È il primo che c'è in Italia. Sarà anche l'unico probabilmente. Infatti, dicevo ce n'è solo uno io. Topolino, lui giustamente era preso stanco perché appoggiato. No, appoggiata. Come me, stanco, nato stanco. Però è il primo brand. Però il quadrante è originale. Tanto se lo devo far ristampare. È nato stanco. Se lo dovevo far ristampare. Come si dice, bianco, allora tanto vale che l'ho fatto ristampare. Se è una cosa che se magari c'è intenzione di tenertela, te la fai come ti pare, no? Certo, non certo. È che devi rendere conto a qualcuno. Poi, quello invece va venduto. Quindi rivediamo ancora questa bellezza. Facciamo un po' una prova polso, vai, dottore, venga. Prova polso, si mette qui a favore, aspetti, vengo io qua. Insomma, dai. Secondo me è ganza, è figo, dai. È figo. È figo, altro che Cartier Pasha. No, bello però. Va bene, dai, giriamo e facciamo i saluti. Bene, cari amici, siamo arrivati anche alla fine di questo video. Abbiamo visto questo bello Mega Speedmaster in una configurazione molto, molto particolare e difficile da reperire. Paolo, ragazzi, trova tutto? No, tutto no, magari. Noi vi ricordo, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciateci un like, iscrivetevi al canale, salutate Paolo, salutate Margot, e un saluto da me, che come sempre ci vediamo presto con altrettanti nuovi contenuti. Ciao! Ciao ciao!